partita, ben a 7. A proposito di rimbalzi, qui il pallone recuperato da Talz per la tripla di Adrianbevic a segnare il canestro che vale il punto numero 20 per l'Olimpia Milano. Dall'altra parte Banks, che aveva cercato nell'azione precedente uno spettacolare recupero difensivo, che ha le braccia lunghissime come un giocatore di 2,10 per apertura di braccio. 37-36 con meno di 3 minuti da giocare, la penetrazione di Banks, e guardate cosa è riuscito a fare. 40-38 più 2 Olimpia. Banks contro Langford, una delle sfide più attese questa sera. Arresto, tiro corto per Banks e un po' di fortuna di J.R. Bremer. Gli arbitri però hanno fatto proseguire, dunque pallone recuperato dalla Cimberio, che ora prova ad attaccare con Adrian Banks. Il blocco di Dunston favorisce l'arresto e tiro, facile fare. La ricezione di Harris, di lui c'è subito Harrison, il taglio di Banks con Bremer che cerca di non perderlo, ma Banks ha un arraccolo, si sta scatenando. E nonostante abbia 3 falli, questi psicologicamente pesano sempre. Primo realizzatore dell'Olimpia Milano non solo in campionato ma anche in Eurolega. Ma che cosa sta facendo Melli, che come detto in questa stagione da 3 non sta tirando benissimo. Dall'altra parte Adrian Banks riesce anche a pesare tantissimo nell'economia della partita. Vediamo ora Banks, ancora una volta marcato da Harrison. Uno contro uno insistito di Adrian Banks, altri 2 punti per il numero 6 della Cimberio. Con 60 secondi da giocare, ovviamente azione decisiva. Adrian Banks contro Langford, vediamo se va lui in uno contro uno. Ancora un canestro per Adrian Banks, una macchina da... Che sarebbe stato verosimilmente il piano partita, sbaglia l'appoggio più facile probabilmente di tutto l'incontro, e allora è Mike Green che è in palleggio con la mano sinistra. Bello anche questo duello con Smith dalla parte opposta. Si inizia con tanta scenografia da parte di Seghetti, era lì, che avrà certamente visto meglio di tutti noi. Adrian Banks si sente caldo in questo inizio di partita. Quintetto alto per la squadra di coach Andrea Trinchieri, con di fatto 3 lunghi contemporaneamente sul parquet. Adrian Banks in uscita dal blocco, su Pierno, quello sinistro palesemente mosso, l'infrazione. È il momento di Jerry Smith, certamente particolare, era partito benissimo con la Supercoppa e i primi impegni nel qualifying round di Eurolega, nelle ultime partite ha mostrato più di una difficoltà. Banks adesso era partito 3 su 3, è andato avanti con una mano che riporta ad 8 lunghezze il divario tra le due. Banks con un controllo difficile, ma qui c'è tutto il pessimo rientro difensivo della Cavaliers. Coach Vitucci da... tanta fiducia verso Polonara e De Nicolao, con Green seduto in panchina e Sakota seduto in panchina. Arriva in effetti il recupero difensivo, Banks appoggiando al tabellone, salta tutto il Paula Whirlpool, perché è l'11° rimbalzo della sua strepitosa gara. De Nicolao aspetta l'uscita dei blocchi di Ere, si fa vedere anche Adrian Banks che riceve, ha l'idea di attaccare ovviamente Mazzarino prendendosi la linea di fondo con la mano sinistra, non può nulla Alex Tyus. 4-0 di parziale. Avendo a rimbalzo il lato debole, che è un grande atleta e può saltare per prendere rimbalzi in corso. Attacco adesso della Cimberio sotto di 2 lunghezze, ma ancora ovviamente molto presto in questa partita. Banks prova a crearsi lo spazio necessario, va anche con quell'accenno di fisico. Con l'angolo destro, l'errore di del banco di Sardegna. Errore e secondo consecutivo dalla stessa mattonella da 3 punti del banco di Sardegna. E allora Adrian Banks, giocatori che non si accontentino del tiro da fuori ma trovino alternative, ora le stanno cercando. Banks con un tiro molto difficile, anche trovando il fallo dell'avversario nella cerca, e poi prende letteralmente il palo con l'esterno del tabellone, spinge Travis Diner, ma Banks, che offensivamente aveva da farsi perdonare qualcosa, va adesso con la finta fino in fondo con il layup. Bella giocata su entrambi i lati, affrettato della partita, ma fortunatamente maglie blu per Varese, lì in giro non ce ne sono. Varese esce bene dal time out con quel canestro e adesso vediamo su questa azione di pick and roll. Green, ancora passaggio fuori per Banks, che non si fida delle sue percentuali dall'arco del 6,75. Allora dice, mi avvicino un po', tiro più ad alta. E adesso la Cimberio ha la possibilità di rimettere il timbro su questa partita. Banks fino in fondo, senza subire fallo, ma trovando fuori.
ex giocatore di Cantù la scorsa stagione anche a Barcellona in Lega 2. Ora il possesso di Banks, che ha recuperato con estrema velocità dall'infortunio alla caviglia, subito determinato. Terzo scivolamento difensivo, Jennings aveva sofferto nella prima azione d'attacco di Banks, poi sta trovando le misure. Anche Jennings è in crescita in questa fase della stagione, va dai 17 punti realizzati al pala Pentassuglia contro Brindisi. Continua a scivolare Adrian Banks, fuori equilibrio, riesce comunque a piazzare 20%. Però questa squadra, come ha ricordato Res, è la squadra che rappresenta l'Italia in Eurolega e che sta rifilando 18 punti a Varese. Noi ci aspettiamo una grande reazione da parte della Cimberio in questo terzo periodo. Vediamo come comincia la squadra di Vitucci, il blocco di Dunston, l'arresto e tiro di Adrian Banks. L'avevamo detto, era un po' venuto a mancare nella prima, stare in mezzo, palla persa dalla Montepaschi, si va in contropiede con Banks, il tentativo di difesa di Kangur. E ora sono davvero troppi i punti di vantaggio della Menzana, dobbiamo tenere in considerazione il vantaggio di Varese nello scontro diretto, più 7 all'andata, 74-67. Ora intanto prova a spingere sull'acceleratore Asbro con la finta, prova a battere velocità proprio Ediere, il capitano di Varese, con quel tocco morbidissimo. Per ora sta incantando, ma non c'è spazio per prendersi nemmeno una pausa. Banks vuole anche il canestro valido, parte della saie 3 che prova a ricucire lo strappo che aveva cercato di imprimere subito in questo primo quarto la Cimberio Varese. Banks si arresta con un tiro complicatissimo, ma più sono complicati e più gli piacciono. Il timing è stato di un blocco in movimento. De Nicolao non si è ancora rivisto sul parquet, nel secondo quarto Mike Green per far riposare evidentemente quel ginocchio. Banks prova ad attaccare in bro con lo step back, questa volta lo batte. La tecnica è sopraffina e tre in questa partita. De Nicolao continua a restare in campo nonostante sia ritornato sul parquet anche Mike Green. Adesso tre piccoli in campo con Adrian Banks per la Cimberio Varese. Eccolo qui, linea di fondo, fuori per Green. Questa volta il tiro da tre non arriva, se lo prende invece Adrian Banks e lo manda a bersaglio.